Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Siria, ribelli al-Nusra decapitano due francescani. Caso Rubbi, Mora, ad Arcore abuso di potere e degrado. Scandalo IOR, arrestati un vescovo e un ex 007. Due monaci francescani sono stati decapitati in Siria dal fronte al-Nusra, legato ad Al-Qaeda, dopo un processo sommario nel quale sono stati accusati di essere al soldo del regime. Il gruppo di jihadisti ha pubblicato il video dell'esecuzione sul web. Una delle due vittime sarebbe il sacerdote francese François Murat. Il caso Rubbi è stato un caso di dismisura, abuso di potere e degrado. Così Lele Mora al processo Rubbi bis, in cui è imputato per induzione e favoreggiamento alla prostituzione anche minorile. Parole che l'ex impresario dei VIP dice di aver letto sui giornali e che condivido. Io però, ha detto, non ho mai condizionato le ragazze. Un altro prelato di Salerno, Monsignor Nunzio Scarano, è stato arrestato insieme a un ex funzionario dei servizi segreti Giovanni Maria Zito e un broker finanziario. Le accuse sono di corruzione e truffa per il tentato rientro dalla Svizzera di 20 milioni destinati agli armatori D'Amico. Inflazione in risalita a giugno. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3% su base mensile e dell'1,2% rispetto al 2012. L'accelerazione riflette la ripresa dei prezzi energetici non regolamentati, più 0,6% sul mese. Fuori uso il sito della Casaleggio Associati dopo l'attacco hacker subito nelle ultime ore. Il sito è inaccessibile. Poco prima era comparso un comunicato del gruppo hacker Anonymous, in cui si leggeva fra l'altro la frase: «State diventando il cancro che vi eravate ripromessi di eliminare». Un'auto con delle bombole di GPL pronta a esplodere è stata trovata questa mattina davanti alla sede della Clementoni a Recanati, in provincia di Macerata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri che hanno disinnescato il congegno. Sono in corso le ricerche di un ex dipendente dell'azienda. Jorge Lorenzo è stato operato alla clavicola sinistra dopo la frattura scomposta riportata ieri nella caduta durante le prove di Assen. Il pilota spagnolo della Yamaha è stato operato a Barcellona. I medici hanno ridotto la frattura con l'inserimento di una placca di titanio e di 8 viti.